Lo studio nasce con lo scopo di mettere in evidenza due aspetti che attualmente, diciamo, le misure convenzionali, istituzionali non se ne occupano ancora perché non sono previsti nemmeno gli standard con le modalità con cui abbiamo realizzato lo studio. Quindi si tratta di mettere in evidenza la presenza della componente più fine, del particolato fine atmosferico, la cosiddetta componente ultrafine nanoparticolato da un lato, dall'altro si è inteso diciamo, dare una rappresentazione più puntuale di quella che è l'effettiva esposizione degli individui e quindi con dei monitoraggi che lo stesso soggetto si porta dietro. Questo naturalmente dà un'informazione molto più precisa di quella che può dare anche una rete in cui gli apparecchi sono fissi per la misura. Ci sono dei dati particolarmente rilevanti che sono emersi? Ma diciamo che i livelli riscontrati a Piacenza, sia del particolato fine sia del nanoparticolato, sono allineati con alcuni dati, non ce ne sono ancora moltissimi in giro in Europa, con quelle di città così, in cui ci sia anche una certa quantità di traffico. Ecco, questo è emerso molto chiaramente che la qualità dell'aria, almeno per questi aspetti, è regolata prevalentemente dal traffico. Adesso noi pensiamo di, diciamo, di far interpretare meglio questi dati alle epidemiologi che si possono dare delle indicazioni su quelli che sono gli effetti, diciamo, attesi da questo tipo di esposizione. C'è un futuro di questo progetto? Verrà applicato ad altre città dell'Emilia Romagna? Diciamo che questi sono, siccome non ci sono ancora standard per il controllo del particolato fine e ultrafine, sono campagne di ricerca sviluppate autonomamente in genere da centri di ricerca. In prospettiva però si pensa di monitorarli in modo più organico ed eventualmente, una volta messo a punto il protocollo per la misura, pensare anche a qualche standard di controllo, insomma.